sono Maria Letizia Antoniacci, restauratrice, e ho avuto l'incarico dall'amministrazione comunale di Cesena del restauro dei dipinti di Sassoferrato raffiguranti l'Angelo Annunziante e la Vergine Annunziata. Inoltre si farà la manutenzione delle tre cornici dorate delle opere sempre di Sassoferrato presenti nel museo. Le opere sono state donate dal padre Modesto Vendemini all'Abbazia del Monte nel 1686 e come testimoniato anche da una scritta che è posta sul retro delle due cornici. In questo momento siamo in una fase del lavoro dove dobbiamo decidere che cosa fare per la pulitura successiva, perché sui dipinti c'è una sovrapposizione di materiali estranei. Il primo strato è quello della polvere del pulviscolo atmosferico, che dà un aspetto patinoso, grigio, ma leggermente. Al di sotto di questo c'è lo strato della vernice protettiva, che è stata data in seguito a un restauro che è già stato eseguito diversi anni fa. E al di sotto della vernice protettiva, nel caso dell'Annunziata, c'è uno strato disomogeneo che risulta dal residuo della pulitura eseguita. Si vede in particolare che ci sono dei segni a quadretti, come se fossero delle piccole tessere di mosaico, perché la sostanza asportata con la pulitura è rimasta nelle piccole fessure, negli avvallamenti della superficie. Nelle prove di pulitura che sono state effettuate ho asportato la polvere come prima cosa, poi in una seconda fase qui e qui ho asportato anche la vernice protettiva. Come terzo step ho provato ad asportare qui in particolare la sostanza depositata. È bello osservare i due dipinti uno a fianco all'altro, perché questa sostanza grigia che qui forma una quadrettatura qua non è stata asportata completamente e non si vede la quadrettatura, ma si vede una superficie omogeneamente ingrigita. Che cosa succederà nel prossimo step di lavoro? Come prima operazione asporterò la polvere sovrapposta su entrambe le opere, poi ci si incontrerà di nuovo con il direttore dei lavori della soprintendenza e si deciderà come muoversi, se asportare la vernice ingiallita, se lasciarla e quindi fermarsi a una pulitura superficiale. Certo, abbiamo dei punti di riferimento nelle altre opere che sono appese al muro che ci possono dare appunto un punto di riferimento per capire fino a che punto spingerci nella rimozione delle sostanze che comunque sono sovrapposte. Per esempio nella Madonna Addolorata è stato completamente asportato e quindi il dipinto ha un colore cristallino. In fondo Sassoferrato lavorava a fianco di Raffaello e i colori di Raffaello sono così cristallini.